5 maggio 1821. Muore in esilio a Sant'Elena, a soli 52 anni, Napoleone Bonaparte. Nato in Corsica, ad Ajaccio, Napoleone fa carriera nell'esercito, sposa la causa della Rivoluzione francese e, sfruttando la sua popolarità e i suoi meriti come condottiero, inizia la carriera politica che corona con un colpo di Stato che porta all'instaurazione del consolato. L'uomo nuovo diventa imperatore dei francesi dal 1804 al 1814 e poi per 100 giorni nel 1815, prima di essere definitivamente sconfitto a Waterloo e costretto in esilio. La sua opera più significativa e duratura è il Codice Napoleonico o Codice Civile, che conferma le maggiori conquiste della Rivoluzione: l'uguaglianza giuridica, la libertà religiosa, il diritto di proprietà privata e la laicità dello Stato.